19 marzo ricorre l'anniversario dell'insurrezione di San Sepolcro, dove un moto popolare, un moto di comunità sanciva una situazione di liberazione. È una giornata particolare in questo periodo, in questo momento, e noi l'augurio che ci facciamo è che con la nostra resurrezione di Cristo, con la città del San Sepolcro, di San Sepolcro, del Santo Sepolcro, abbiamo anche noi una liberazione da quello che è questo contesto che è incredibile nel quale ci troviamo. E giunga a tutti un messaggio di forza e di attenzione, di attenzione, di attenzione. E oggi è una giornata veramente particolare. Credo che sia il momento più commovente che abbiamo vissuto durante una commemorazione, proprio per quello che ci sta circondando. E il fatto di essere qui è perché vogliamo ancora, insieme al Comune, alle istituzioni, ricordare che siamo una comunità forte, che ha saputo resistere a tante cose, che ha saputo anche ribellarsi in momenti così difficili come quelli della guerra. E quindi il messaggio è: stiamo uniti ancora. E la nostra presenza qui ricorda tutto che ce la possiamo fare, che la nostra vera resistenza oggi è rispettare le regole, seguire tutto quello che ci viene detto e che insieme saremo veramente più forti. Un saluto a tutti e veramente auguriamoci una resistenza e una vittoria.